In camera le due belle e vergini putele. Alala, belle sicuro tutte e due, ma vergini, ma proprio ti me par che... Ma sta zitto, sa, perché te butto in corte, so, che te mangia i cani. Ma non state a arrabbiare, non ho detto niente di mal. Ma dimmi, ma dove sei marita, ma cosa la fa, cosa la ga? Tanto tempo che l'aspettavo. 10 giorni non ci vedemo, sa? E che avevo già pronto un bel posto caldo in telameda. Meglio che letto de veludo. Ella non la si cade niente di venire. Ma cosa? Non la me vuol più. A cosa che ti dico? Forse la che gira la bussola. Ma già che la meda si è pronta, che vengo mi? Costi dici? Sì. Ti scherzi, a tua sorella pianzi. Mica che scherzavo tanto, però. Scini mio, non pianze, non pianze. Il tuo futuro marito, c'è qua, tacca di te. Se che mi trova proprio in due. Fiorin, Fiorin mio, Fiorin. Marietta mia, il cuore mi sciopava. Tanti giorni che non ci vedevo. Sì, il cuore che sciopava, anche qualcos'altro che sciopava in tele braghe, però, diriamo. Tutto da pronta per le nozze, tutto. Ma ti sono contenta, Marietta, ti sono contenta. No, non sono contenta, no. Non sei bon, non sei bon. Ma cosa fai? Ti devi forse trovare un altro gancio? No! Marietta, dimmi la verità, parla! No! No! Ma cosa? No! Finiscila e parla come che Dio comanda! Cosa sei? Cosa sei? Su, dai! Ma no, bel mio fiorin! Te voglio bene! Ma se quel spilorso del Barbarigo è il mio paron, non mi credo pagà, sai tempo, non mi credo i soldi. E mi pensavo, adesso che sa, che mi è pronto per le nozze, che non mi avessi pagà. Ma niente non mi credo. Marietta, dimmi la verità, è il tegato qua? No. È il perché se sì? Vado da lui e lo mazzo come un porco! No! Sì, no! Dimmi la verità! No, la no. Gatto, canno! Forse che gli era un poco più giovane, anche al provava, ma si sa abbastanza anni che il gardelin non svola! E come ti sapotiste ste robe? So. Ma come faremo senza soldi? Non mi cadà niente! Marietta! Domani vengo con te a Parenza. Sì. Andiamo da lui. Sì. E lo mazzo come un porco. No, te lo dico di no. Lo copo. No. Sì. No. Sì. E poi cosa?
ti darà a finire in galera. Ecco. E ti starà là tutta la vita. No! Mica un'idea, sai, più intelligente. E il più bravo avvocato de Parenzo sei mio amico. Tuo amico? Tuo amico? Giusto, mio amico. Amico. E poi il mega deve tornare un servizio che dico ho fatto. E lui saprà come risolvere la faccenda. Daremo il vecchio Barbarigo in giudizio. E poi che il podestà giudichi. Ma ti son matta! No. Sì, non posso mi andare contro di lui. Perché mai più i giudici mi me darà ragione. Sì, mi me darà ragione. I suoi amici. E la gente cosa la tirate di me? Cosa? E gli altri paroni de Farenzo. Mai più non troverò lavoro. Mai più. È giusto. E chi pagherà l'avvocato? Ecco. Mi go con pena ingrumà un poco de soldi per le nozze. Vengo dito che risolvo mi la faccenda. So mi come ti la... Mi so come fa. So come che ti faria ti merla. Oh, no, Fiorino, no, una cosa. No. Ma ho detto, no, ha detto quanto. Chieta. Sì, papà. Daria. Sì, papà. Sei ladro? Sì, papà. No, non sei ladri. Tutto a posto, papà, dormi. Papà! Sta confusione! Sì, papà! No, tutto a posto! Presto! E peggio se la sveglia per andare a pisar! Scampa! Corri, no, corri! No, no, non gli lasciami! No, no! No! Scappa! No! In rappresentanza dell'alta autorità del nostro podestà illustre Giacomo Cornero, secondo le leggi della nostra serenissima Repubblica, presiedo e verso questa udienza in cui la popolana Marietta Dujmovic la porta in tribunale il signor nobile Antonio Barbarigo. Bendito. Grazie, brava Marietta! Zitte! Prego. Cosa adesso parla per prima chi che si accusa? Se siete voi, o ve mandai io, sapete? Prego, e parli. Parenzani e parenzane tutti qua presenti. Mi dispiace, sai che causa un malor non sia con noi il signor Podestà. Ma sei una vergogna, una grande vergogna per tutta la città, che è una serva, la mettiamo in me, proprio me in giudizio. E poi per cosa? Per una bugia! Ma non c'è una bugia! E anche per l'avvocato Bernardin è una vergogna. Sai in basso, troppo in basso sei cascato.
signori giudici, qua che vuole avvertire le più alte autorità della nostra serenissima Venezia. Qua sarisce una ribellione del popolo, ragazzi, tu sta donne come che le mezzicava, quasi le me bastonava. Quanto odio che vedo in sti occhi. Paron Barbarigo, non la stia complicare la faccenda. La faccenda è facile, perché lei non la ha pagata la mia cliente. 2 anni! E l'aspetta i soldi che lei non la vuole, non la ha, non so, forse che Parenzani pensa che sia spilorcio. Infatti, signor Barbarigo, noi abbiamo tutti una grandissima fiducia in lei e siamo sicuri che non c'è spilorcio. Ben dito. Grazie, collega. Ma signori giudici, ma voi che credete sta gente? Voi pensate che mi sono spilorzo? Mica che ho giunto sta povera putella in casa, che la serefi un poco, che la si impari qualcosa di ben nella mia onorata casa. E la mi torna così. E poi la mangiava quanto che le voleva. Ma non è vero! La ziga, e vuole che vi dico tutto, che senti tutti, e neanche non la distrigava bene. Bravo, signor Barbarigo, se ragazze neanche le distriga ben. Calmi, calmi, avvocato, per favore. Paron Barbarigo, Parenzani e Parenzane tutte, guardè questa povera putella del popolo come che la piansi. E mi so che Paron Barbarigo ha fatto tanto del ben per questa povera putela. E adesso c'è il momento di guardare la sua grandezza di animo. C'è vero, signor Barbarigo? C'è vero, avvocato Bernardino. Vedo che il comprendi, mi fa piacere, bravo. E mi ho fatto un grande sbaglio. Ma veramente un grande sbaglio, perché mi oggi non dovevo far venire Paron Barbarigo qua in giudizio, perché lui si comportava così con Marietta solo per il suo ben. C'è vero, signor Barbarigo? C'è vero, pulito con commozione di me stesso quanto che son bravo. Ma, ma cosa parla? Il team per lui o per lei? Sta buono! E sa cosa che fa? Che ti vedrà? Zitto! Ma Parenzani e Parenzane tutte, oggi c'è un ben che siamo qua, perché tutti puoi vedere la grandezza di animo di Paron Barbarigo, perché lui gli ha messo da parte una dote! Una dote! Perché egli sapeva che Marietta doveva maridarsi e non voleva perdersi con la moneta della paga. Ma gli ha messo da parte una cifra, mi viene commozione solo a pensare. Una cifra, sapete quanto? 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 200 ducati! Vergine santa! Venime! E allora, Paron Barbarigo, mi so che lei la si comportava così, ma solo per il bene di Marietta. E il suo cuore è grande, mi vedo l'affetto paterno che la ha verso di ella. E allora si è venuto il momento proprio di far sì che tutti quanti, uomini e donne di Parenzo, vedi la grandezza di animo di sto uomo, un uomo che è modello, esempio per tutta la Serenissima. Se è vero, signor giudice? Peccato che non c'è oggi con noi il signor Podestà, che vedi la bontà d'animo dei nostri illustri cittadini. Se è vero, signor Barbarigo! Becca, che non c'è qua il signor Podestà. Ben dito.